Stasera, Emily, i nostri anelli potranno riunirsi. Ho invitato tua sorella e Felix. Sono fermamente intenzionato a riavere quello che mi ha rubato. I Miraculous sono gioielli magici che danno poteri ai supereroi come gli orecchini di Ladybug e l'anello di Chat Noir. Ma anche il super cattivo Falena Oscura ha due spille Miraculous in suo possesso e sono loro che gli danno i poteri. Da ciò possiamo dedurre che un Miraculous può fare sia un supereroe che un super cattivo. Dipende tutto da chi lo indossa, motivo per cui non possiamo cadere nelle mani sbagliate. È tutto per oggi! Ragazzi, ci vediamo presto e restate connessi! Spero che vedremo dei supereroi mentre siamo qui a Parigi, mamma. Sarebbe piuttosto emozionante, vero tesoro? Sì? Grazie, Adrien. Mio padre non vuole che inviti i miei amici di scuola stasera. Ci saranno anche altri ragazzi, come Chloe e Katami. Sì, ma solo perché sono figlie di membri del suo club. Questi membri del club sono le persone più influenti di tutta Parigi. Sono molto importanti per suo padre. E i miei amici sono importanti per me. Adrien, puoi lasciarci un momento? Sì, papà. Sto passando un periodo difficile senza il tuo aiuto. Ora capisco quante persone ci vorrebbero per sostituirti. Non sta pensando di annullare la festa, vero? Non posso, i membri del club non capirebbero. E poi... Felix verrà insieme ad Amélie. Ecco una lista di tutto ciò che va fatto per stasera. Dovrà solo seguire le istruzioni. Le cose importanti sono in rosso: verificare le identità dello staff, impostare i robot sul programma giusto e attivare i disturbatori di segnale perché la festa rimanga privata. Ha pranzato? No. Grazie. Ho fallito ancora. Avremmo dovuto essere insieme già da tempo. Ho provato di tutto per mettere le mani sui Miraculous di Ladybug e Chat Noir. Dovevo combinare i loro poteri per esaudire il magico desiderio di riportarti indietro. Non sono degno del tuo amore! Ladybug non commette mai un errore! Neanche lei. Ladybug non ha scoperto chi è. Non ha preso il suo Miraculous e... Natalie! Vedi, ho commesso almeno un errore. Non è stato un errore. Sono stata io a decidere di usare il Miraculous del pavone, seppur danneggiato. Ero perfettamente consapevole del rischio che stavo correndo. Un rischio? Ma certo, non commette mai errori perché non corre mai alcun rischio! Mi serve un cattivo che obblighi Ladybug a correre rischi, così senza neanche rendersene conto. Commetterà un errore. Certo, le mie chiavi spariscono dalla mia borsa proprio quando devo uscire. Ora anche le panchine hanno le spine antipiccioni. Oh, poveri amici miei. Franky, torna qui, è troppo pericoloso. Perché hai sempre paura di tutto? Voglio andare in bici senza casco e senza rotelle. Perfetto. Vola via, mia piccola Akuma. È oscura il suo cuore ribelle. Torna qui! Fermati, Franky! È ora di tornare a casa! Rischio! Sono Falena Oscura. Ti sto dando il potere di far dimenticare alle persone le loro paure. Grazie a te, tutti correranno dei rischi e ti faranno correre tutti i rischi che vuoi. Oh, funzionerà anche con i miei genitori. Sì, tutti i papà, le mamme e i bambini che sentiranno la tua canzone inizieranno a correre rischi senza neanche rendersene conto. Abbiamo un accordo? Sì! Adrien, mostra la tua camera ai tuoi amici. Sì, papà. Felix, posso parlarti un momento? Perché hai rubato il mio anello, Felix? Mamma voleva che lo avessi io, visto che apparteneva alla sua famiglia. Ma tu volevi tanto tenerlo. Così ho pensato di ridartelo stasera. Tua madre sarà triste se lo farai. Tranquillo, zio, non lo saprà. Ho fatto fare una copia. Sei un ragazzo molto intelligente, Felix. Hmm.
conosco ogni singolo graffio dell'anello di Emily. È un falso! Mi ha dato un anello falso! Ma come si permette? Ehi, Felix, non vieni? Lo acumizzi, così si farà dire dove ha messo il vero anello di Amélie e lo riprenderà. Se lo faccio scoprirà che sono falena oscura. Nessun altro vuole l'anello. Dimentica quanto siano elevati i suoi poteri. Può essere il Gabriel che ricrea emozioni negative in lui e la falena oscura che lo acumizza allo stesso tempo. Ottima idea, Natalie. Dusu, Nuru, doppia metamorfosi. Nessuno inganna Gabriel Agreste, ma tu, mia piccola Amok, distruggerai il giovane arrogante Felix. E grazie a te, riavrò indietro il mio anello. Sei perfetto. Come ha potuto fallire il piano? Ladybug doveva commettere un errore. Non ha senso continuare così. Torna a casa con Adrian. Annulla tutto. Tanto ormai è inutile. Il punto è che... Ladybug ha fatto un errore, invece. Zio. Che ho perso Adrian, signore. Non è più sul treno. Felix. Signore. Ah, eccoti qua. Pensavo di averti detto dove ci dovevamo incontrare. Incontrare? Sì, così potevi ridarmelo. Ridarti che cosa, scusa? Beh, il Miraculous del cane. Non mi hai dato niente. Sì, invece, sul treno. Sul treno? Felix. Che cosa vuoi, Felix? Voglio il vero Miraculous del pavone. E tu adesso me lo darai. Non so di che stai parlando. Vuoi che dica ad Adrian il tuo codice segreto sul dipinto? Dammi ciò che ti ho chiesto, e io ti darò qualcosa di meglio in cambio. I Miraculous di Ladybug e Chat Noir? No. Tutti gli altri Miraculous. E questo. Non mi servirà più. Finché Ladybug non si ritrasforma, mi basta dire una parola e il suo yo-yo che contiene i Miraculous sarà tuo. Pensaci, zio. Il tempo scorre. Come so che non userai il Miraculous del pavone contro di noi? Se avessi voluto colpirti in questo modo, l'avrei fatto tanto tempo fa. Dusu, io rinuncio a te. Riposta. Ah, hai perso, Ladybug! Finalmente! Oh, la palla del cane! Felix, lo yo-yo significa che hai Miraculous! Oh. Il mio più grande desiderio si è finalmente avverato! Ladybug, cerca di calmarti! Pensa, ci deve essere un modo per riavere il tuo yo-yo. Sì, forse se mi ritrasformo e poi... Fallo! Sei al sicuro? Non lo so più, io... E se fosse una trappola, se tu fossi Felix? Devi fidarti di me una volta, fa che sia questa volta. Ritrasformami. Ti prego, Tiki, sbrigati, non può avere tutti i Miraculous. Ti prego, fa che ne sia rimasto qualcuno, ti supplico. Ritrasformami. Bark, io rinuncio a te. Pronta! Tiki, trasformami! No, non ci sono più! Ladybug? Ho perso!